Ci Ora sono si registrerà la sentito conferenza. e ringrazio tutti coloro che si sono collegati, anche se non so se ci conosciamo con tutti. Alcuni mi conoscono anche da anni e ringrazio tutti lo stesso. Cosimo, ti sei fatto una buona capigliatura oggi, eh? Infatti, va bene. Il motivo per cui ho cercato di disturbarvi era un motivo che parte da questo tipo di riflessione. Noi è vero che abbiamo negli anni avuto sempre una grande tradizione di associazioni che con noi praticano, per adesso passatemi il termine, arti marziali. Poi abbiamo man mano avuto dei grandi gruppi che si sono fra di loro riuniti e hanno messo in piedi delle attività organizzate, prima in regione, poi sovraregione e poi in nazionale. Iniziammo tantissimi anni fa. Io ricordo che quando entrai in XAIN, tra i maestri che c'erano, c'era un certo maestro Cola Donati, che coordinava un po' tutta la situazione del settore. E poi c'erano anche dei grandi maestri che si occupavano di jiu-jitsu, di judo e di varie altre discipline. Ora, in realtà, in un ente come il nostro, è chiaro che si potrebbe seguire una scia molto comoda. Dove c'è maggiore aggregazione, cerchiamo di alimentare quel nucleo di persone che fra di loro si aggregano e che poi riescono a fare delle attività che vanno a vantaggio dell'immagine dell'ente. Però facendo delle analisi all'interno del nostro ente, il grande numero di società affiliate che ci sono e che abbiamo parzializzate anche per attività sportive differenti. E le maggiori sono sicuramente il karate, sono il judo, il jiu-jitsu, l'aikido, la kickboxing. Io non sono molto bravo, però vi ho dato una serie di grandi nomi e al nostro interno vengono praticate, magari vengono praticate maggiormente in una regione e meno in un'altra, ma forse perché abbiamo pensato noi come nazionale non riusciamo a entrare nell'interesse delle singole associazioni, magari con dei progetti, con dei programmi o con delle proposte che potrebbero vedere più coinvolti i maestri delle singole associazioni sportive e vedere di creare per loro un circuito di maggiore interesse. Ci siamo posti questo problema perché la crescita porta sicuramente, il nostro Salvo Spinella, ciao Salvo, perché la crescita porta a questo tipo di riflessione. Non possiamo crescere solo fra quattro amici perché siamo affiatati, ma vorremmo cercare di capire perché non si formano delle altre aggregazioni all'interno di queste sei, sette discipline che vi ho elencate, che sono quelle che praticamente dovrebbero essere al centro poi di tavoli nazionali e di proposte a pioggia sulle ASD del territorio. Sono circa 450-490 le associazioni che oggi noi abbiamo invitate e oggi è una situazione di verifica e questa è la verifica. Cioè in realtà, Maestro Costa, benvenuto. In realtà il numero delle associazioni che praticano le discipline di arti Buonasera. marziali sono circa 900 e poi vengono suddivise 300 e passa per 400 quasi per il karate, poi c'è a scendere il judo, jiu-jitsu, l'aikido e altri sport da contatto. E in realtà sarebbe simpatico non solo avviare e potenziare una proposta, un'offerta e un regolamento generale che vi veda coinvolti all'interno del karate che si è cominciato a organizzare. Ma è chiaro che vorremmo anche vedere se possiamo trovare anche delle persone che si vogliono integrare fra di loro,
la spersonalizzazione molte volte è difficile nel mondo delle arti marziali, e creare un sistema, un'impalcatura che possa essere anche di stimolo a nuove aggregazioni. È chiaro che la parte la deve fare sicuramente la parte politica dell'ente, i vari responsabili provinciali, territoriali dovrebbero cominciare a uscire alla promozione vera, aprirsi a trovare i primi responsabili sul loro territorio, ma se c'è già una formazione di un certo gruppo di persone a livello nazionale che può dare delle indicazioni tecniche, questo era il momento per cominciare a costruire una maggiore diffusione. Io ho sempre, parlerò pochissimo e finisco. Io ho sempre partecipato a tante riunioni nel settore. La cosa più difficile è stata quella di trovare il programma, il progetto che possa coinvolgere molti, perché sono convinto che ognuno ha le proprie scuole, che ognuno ha le proprie palestre, che ognuno ha sicuramente il suo metodo di vita e di conduzione della disciplina, però è anche vero che probabilmente se ci fossero dei gruppi da stimolo con progetti, programmi e un nazionale dietro che ha deciso di incentivare, di supportare, di motivare e di creare occasioni per stage, per incontri, per aggiornamenti, per gare, per confronti e per tutto quello che può essere utile e decidere assieme, questo era il momento di, prima della ripartenza, di dare un segnale a chi si collegava oggi per la disciplina per la quale vi siete collegati, ma vi assicuro che lo faremo anche per le altre 30 discipline raggruppate che possono essere gli sport equestri, la danza, il ballo, la ginnastica, il calcio, il tennis, il ciclismo e via di seguito. Stiamo facendo un incontro per rappresentare la volontà dell'ente di caratterizzarsi sempre di più per la disciplina sportiva praticata bene con dei signori maestri che in effetti danno le indicazioni tecniche per entrare nell'interesse delle associazioni affiliate, in modo tale che i nostri presidenti, anche territoriali, possano non soltanto esitare il tesseramento, dare istituti di qualunque genere, ma possano anche aggregarsi e magari i loro istruttori collegarsi con i maestri nazionali per formare un bel gruppo e fare un calendario di attività interessante. A questo punto io finisco l'introduzione e cerco di aprire con voi un dibattito che possa essere la costruzione di tasselli uno sull'altro per poter costruire qualcosa di meglio di quello che fino adesso abbiamo vissuto e collaudato, con l'intenzione che abbiamo piacere a offrire in realtà un'opportunità in più alle nostre associazioni. Dico, abbiamo 900 associazioni che praticano arti marziali, che sarà un numero anche piccolo, ma tutte persone che lo fanno a livello amatoriale. In realtà noi non abbiamo mai messo in piedi un diplomificio, un sistema di vendita di anabolizzanti. Non è il nostro mestiere, non lo faremo mai. Noi vogliamo vedere di raggruppare le persone migliori per creare opportunità di sport, di confronto e anche di tempo libero. Se qualcuno di voi può cominciare a prendere la parola e a parlare un po' di voi, delle aspettative, di quello che potremmo migliorare e di come aggregare. Grazie. Presidente, mi permetto di prendere la parola. Saluto Papadame Mi Diop, raccomando. saluto tutti gli amici Ciao papà. marzialini. Ciao Luigi, ciao È presidente. un piacere essere qui. Io sarò Okay. breve anche, giusto uno spunto. Abbiamo avviato il coordinamento nazionale appunto del karate. Poco prima che iniziasse questa emergenza sanitaria eravamo a Milano, c'era anche Papadame, credo, e c'era il nostro presidente e tantissimi altri maestri di molte regioni.
e abbiamo iniziato a costruire una bellissima rete nazionale. Io dico solo questo, auspicabile creare un coordinamento nazionale di arti marziali. Quindi l'incontro di oggi è molto importante perché vedo il maestro Costa per quanto concerne il Jiu-Jitsu, vedo degli amici collegati dell'Aikido. Abbiamo il judo e creare un coordinamento nazionale con una programmazione di una o due attività, magari non tantissime per iniziare, che possano coinvolgere tutte gli atleti, le famiglie, le persone che amano praticare amatorialmente le nostre amatissime arti marziali sarebbe davvero importante. Quindi oggi è secondo me è un giorno importante nel quale possiamo gettare queste basi. Grazie Salvo. Io così ho preso la faccio da così da moderatore e da stimolatore perché e riporterò sicuramente al nostro Consiglio nazionale, riporterò un po' di analisi per dare delle indicazioni anche al nostro responsabile dello sport, che comunque vedo che si è riuscito a collegare, questo è molto importante, in modo tale che possiamo prendere e apprendere da voi dei suggerimenti sui quali costruire. Vi prego, se possibile, di parlare in molti perché qualunque cosa è oggi importante per mettere tasselli per costruire un qualcosa sul quale appoggiarci. Beh, buonasera, se nessuno prende la parola, prendo io. Cosimo Costa, Piacere di buonasera. vedere tanti tuoi amici. Buonasera, Presidente. Vedo gli amici di Cambiano, i maestri del Jiu-Jitsu, che da un po' di tempo, il maestro Rosa è qua solo, i maestri che sono un po' nel gruppo che stiamo portando avanti da qualche tempo. Buonasera, maestro Cosimo, buonasera a tutti. Buonasera. Dall'anno scorso abbiamo avviato un interessante lavoro con tanti amici di altre regioni italiane che erano più o meno coperte dalla nostra attività e abbiamo avuto già degli incontri interessanti a Vicenza, Mantova e l'ultimo del 25-26 gennaio a Bustarsizio, Varese, poco prima purtroppo che tutto si fermasse, e avevamo già cominciato a gettare le basi per l'attività per creare appunto quella rete importante. Ampliare. Sulla scorta dei suggerimenti che provenivano proprio da queste nuove realtà, su cui ha lavorato molto il maestro Luciano, appunto, e anche sulla base di altre del pregresso che esiste già nella sezione nazionale Jiu-Jitsu. Siamo chiaramente, non ci siamo fermati. Io ho preparato una carrellata di cose che mi faceva piacere far vedere. Sarò velocissimo per dare un'idea del fatto che non ci siamo voluti fermare, era impossibile e dovevamo dare un segnale. Come? Ah sì, se Paolo Germano mi dà cortesemente, mi fa da relatore, volevo attivare un attimo lo schermo per condividere alcune immagini, darmi idee utili di cosa stavamo e abbiamo fatto in questo periodo. Paolo, mi senti? Niente, va bene, ne faccio a meno. Ah, ecco, perfetto, condividi, qua devi fare già. Condividi, ok. Scendi un po'. Allora, avevo preparato questa carrellata per un'attività nostra di palestra, dicendo che abbiamo chiuso l'anno scorso un'attività bellissima di tipo internazionale, abbiamo ripreso alla grande quest'estate con attività di promozione all'interno, all'esterno, della palestra con grandi, piccini, eccetera. Abbiamo fatto la formazione, abbiamo fatto il team building per attivare gli agonisti e poi con varie gare, a sinistra vedete un'immagine di un trofeo di grappling, a destra un'immagine di un incontro a Mantova, dove appunto c'erano tutti gli amici del nord che ci siamo riuniti su. Abbiamo preparato delle attività per la Coppa Natale, che è stata seguitissima, e tutte le attività di squadra
a livello nazionale e internazionale per le gare di Duo System e Duo Show. E siamo a queste immagini qua sotto molto belle, che alcuni di voi hanno già visto, degli esami del 16 febbraio con tantissimi ragazzi a livello regionale. Poi siamo riusciti a partire per andare a un evento internazionale in Spagna, ma il giorno che ritornavamo è stato bloccato tutto. A questo punto potevamo arrenderci, fermarci, oppure pensare che il nostro ruolo fosse importante, dare uno sbocco alle famiglie che erano preoccupate, a questi ragazzi che si sentivano abbandonati. Abbiamo cominciato in una prima fase a inviare dei video con delle attività che era facile fare a casa. Abbiamo successivamente a questo, quindi, una serie di video con tutte le attività da poter fare. Siamo passati a una seconda fase, inventandoci degli strumenti di lavoro per poter lavorare da soli, noi che normalmente lavoriamo in coppia. E quindi abbiamo inviato delle immagini per rendere possibile la preparazione di materiali da utilizzare quando si era soli, per poi passare alla terza fase, avendo 3 collegamenti settimanali sulla piattaforma di Zoom, dove il martedì per i più piccoli, il giovedì per i più grandicelli e il mercoledì per ragazzi ed adulti, abbiamo tenuto per questi 3 mesi l'attività a distanza. Abbiamo relegato una parte, un mercoledì al mese, relegato al centro alta specializzazione corso superiore, i corsi che teniamo normalmente per le cinture più alte, e persino il tirocinio didattico, facendo seguire ai nostri ragazzi le lezioni nelle 3 giornate. Ma non ci siamo fermati a questo e siamo andati avanti su una cosa che credo sia ormai il futuro, perché, come commentavo col dottor Spinelli e col presidente Fortuna, sicuramente la formazione per quanto concerne la parte tecnica è importante farla dal vivo, in presenza con gli amici, ed è anche bello ritrovarsi, ma per quanto riguarda tutte le materie teoriche è stata un'idea, insomma, ci ha dato l'assist perfetto per poterlo fare. Abbiamo previsto 6 sabati, degli incontri di 2 ore al mattino, toccando qui sulla sinistra, vedere, sono le 6 giornate, tutti gli argomenti. Domani avremo la 5ª giornata con un intervento mio e del dottor Spinella per aspetti appunto relativi alla parte economico-gestionale, ma abbiamo trattato tutte le materie importanti, quale il primo soccorso, la traumatologia, eccetera. Non mi dilungo, non voglio tediare nessuno, ma poi forse abbiamo chiuso in bellezza, perché abbiamo addirittura ideato 2 stage internazionali, il primo con 6 maestri domenica 17 maggio e il secondo domenica 31 maggio con una 15ina di maestri, quindi interventi dove il maestro faceva vedere con un uke che normalmente poteva toccare, perché figlio, parente, in famiglia per intenderci, e poi veniva eseguito il gesto a vuoto come i kata del karate per intenderci. E questo, finché non è stato possibile, riprende in palestra. Appena è stato possibile, abbiamo attrezzato, forse lo vedete alle mie spalle dall'altra webcam, abbiamo attrezzato lo spazio che abbiamo esterno in palestra per poter partire con delle aree attrezzate, 36 aree all'esterno, e con degli spazi che vengono sanificati ogni fine lezione, per i vari turni, 4 turni, dalle 4:30 alle 21:30, e poi, visto che il tempo ci ha regalato anche delle pioggerelline, abbiamo ripreso degli spazi all'interno con 31 aree, eccetera. Puoi togliere questa immagine, grazie. Torna su e togli. Grazie. Questo, secondo me, il presidente voleva sapere cosa abbiamo fatto. Molte cose lui già le conosce, perché è sempre edotto. Che facciamo? Questo è lo stato del jiu-jitsu, ovviamente tenendo in contatto tutti colleghi, amici, tecnici di tutta Italia, è quello che speriamo di fare, che prima possibile si possa realizzare una realtà più congrua. Presidente, noi idee ne abbiamo tante, il Covid ci ha fermati un po', ma come vede, malgrado tutto, ci ha trattenuti più che fermati. Abbiamo cercato di non arrenderci e penso l'abbiamo fatto bene. Al momento parlo di singola associazione, un ritorno di un 55-60% dei praticanti, che al momento è soddisfacente. Sento anche tutti gli altri colleghi, bene o male viaggiamo sul 30-40-50%, quindi ovviamente un'associazione per reggersi deve avere il 100% delle forze, però per il momento stiamo, come si può dire, sopravvivendo. Ti passi la parola. Se ci sono domande o qualcosa, grazie Presidente. Beh, Cosimo, grazie. Altro punto poi lo discutiamo più avanti, è quello che dobbiamo fare per
coinvolgere altre associazioni che praticano il jiu-jitsu, in questo caso in particolare, come altre che praticano il judo, come altre che praticano l'aikido, come altre che... Il problema è non è quello che abbiamo fatto, che è importante, ma perché ci dà una base di conoscenza e di versatilità enorme, ma vedere come fare a coinvolgere all'interno di un circuito che ognuno dei responsabili di un settore diverso può mettere in moto attraverso Xain per coinvolgere altri consensi di altre ASD che sono affiliate a noi naturalmente, e quindi magari vedere perché non come posso dire, non si aggregano, cioè la proposta di attività è una proposta che sicuramente, se probabilmente riusciamo a capirne come migliorarla in tutte le discipline sportive, potrebbe portare a una maggiore aggregazione e un maggiore consenso, in modo tale che si allarghi ancora di più quella pregevole azione che già i vostri settori praticano. Però è anche vero che ci sono tante società che sono lì, che praticano al loro interno, ma che in realtà non si coinvolgono come attività regionale o nazionale. Era questo un po' il tema. Vediamo se è possibile parlare anche con le altre discipline, oltre al karate e al jiu-jitsu. Vedevo che c'era Aikido poco fa. Confermo, ho visto degli amici dell'Aikido, effettivamente. Chiediamo un loro Infatti, contributo per l'intervento. non riesco però a vederli né a sentirli. Beh, allora continuiamo a parlare allora di karate e di judo. Per esempio, il maestro Cavallo a Taranto sicuramente qualche informazione ce la può dare in più. Come stai, Cosimo? Grazie Presidente, abbastanza bene. Ci stiamo Meno male. riprendendo bene. Cioè, la cosa che io chiedo è che il settore karate si dovrebbe riunire molto più spesso, almeno i vari responsabili regionali o provinciali, per designare un programma tecnico che da tempo che non lo facciamo, l'abbiamo fatto con Platini, l'abbiamo fatto con Mion, l'abbiamo fatto con Carlo Petrazzini, però in realtà non abbiamo fatto mai un programma tecnico nostro, specifico. Non che ogni società deve andare a ruota libera. Cioè, uno usa il programma della FECA, uno usa il programma della SCHI, uno usa il programma dei SCILAI. Quindi io ritengo che i vari responsabili nazionali e provinciali che facessero un bel programma tecnico e poi un bel calendario di appuntamenti, perché io ho sempre sostenuto, lei forse si ricorda, Presidente, di fare uno stage nazionale di solo tecnici, anche per guardarci chi siamo, chi non siamo, da dove veniamo, insomma, avere questo dialogo qui tra di noi. E questo che io vorrei, cioè stare più vicini, più insieme. È questo che io chiedo. Il resto per me tutto va bene, perché le società nostre le abbiamo contattate tutti in tutta Italia e tutti rimarranno con noi, nessuno andrà via, anzi stiamo recuperando anche società della Tecam, stiamo recuperando società anche di altre federazioni, perché lì evidentemente non gli piacciono, perché lì sei solo un numero. Da noi invece non sei solo un numero, sei una persona che pratica e collabora con tutti quanti. Questo io chiedo. Quindi chi è il responsabile? Organizziamo dei raduni, degli stage, una volta ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, poi facciamo un bel calendario, perché uno che viene da noi ci chiede la programmazione delle attività vostre, quali sono? È chiaro che non abbiamo niente, ognuno va a ruota libera, io faccio 3 gare, poi nello stesso tempo magari la Sicilia fa un'altra gara, oppure la Campania fa un'altra gara. Quindi dobbiamo evitare di accavallare queste gare, di fare un programma nazionale di agonismo e di tecniche. Questo è che io chiedo. Il resto per me, Presidente, è tutto ok.
Grazie. Grazie. Posso intervenire? Certo. Sentite? Chiunque scusate, sia, ma non ho... venire senz'altro. Marcello Pace. Marcello, non ti vediamo. Non riesco a capire, ma non ho un buon collegamento. Ho cambiato casa e mi hanno attivato internet ieri. Meglio che non mi vedete. Il vicepresidente nazionale, per chi non lo conoscesse, è responsabile dello sport. Prego, Marcello. Simpaticamente, permettetemi di dissentire un po' con l'amico Cosimo, perché noi è quasi un anno che abbiamo costituito una commissione karate. Abbiamo costituito una commissione karate. C'è un regolamento che è stato redatto ed è sul sito nazionale. Abbiamo già fatto in poco più di nemmeno 2 anni, perché poi c'è stato il coronavirus, un campionato nazionale Xain. Era ed è ancora programmato un campionato nazionale in Sicilia, che purtroppo credo sia posticipato, e credo che ci siano tutti i presupposti già da parecchio tempo, e anche le comunicazioni con la commissione. Vi siete riuniti a Milano? Io non c'ero perché ero febbricitante, quindi quello che l'amico Cosimo chiede lo stiamo già attuando da diversi mesi. Forse mi sono perso qualcosa io, però a me sembra che forse il karate è una delle prime attività che siamo riusciti a ricostituire dopo un periodo un po' particolare. E penso che vedo Davide Riso, salvo Filippello, che non poche volte ci siamo scontrati su come redare, come programmare, e credo che da come mi risulta, da come ho visto, c'è già un programma nazionale. Prego Davide di intervenire per darmi supporto, ma io sono assolutamente convinto. Mi permetto di aggiungere, il regolamento è stato stilato, è stato sottoscritto dalla Commissione Nazionale e quanto prima, che sia stato già pubblicato sul sito, e comunque sarà inviato ai responsabili regionali, incluso il maestro Cavallo, che per la visione deve discutere. Per quanto riguarda invece, sì, infatti. Per quanto riguarda le altre idee del maestro Cavalli, invece le accolgo assolutamente, cioè creare uno stage nazionale per soli tecnici, per esempio, è una ottima idea. Comunque incrementare il numero di incontri a livello nazionale potrebbe essere anche un'ottima idea. Adesso anche con queste modalità che abbiamo sperimentato in questo periodo, che dobbiamo assolutamente mantenere, secondo me, perché si abbattono i costi, i tempi, e ci si può vedere più facilmente, si può discutere, quindi sono tutte delle ottime idee. Per il resto Marcello c'è sempre molto vicino, e quindi ha seguito il percorso che abbiamo fatto col karate, la commissione nazionale attualmente allargata a 6 maestri, 2 del nord, 2 del centro, 2 del sud, e stiamo lavorando, insomma. Abbiamo fatto un primo campionato nazionale a Roma, l'altro era in Sicilia, ce n'è uno programmato in Lombardia, e ben vengono tutti gli spunti di riflessione. Il maestro Cavallo non è potuto venire, ricordo che doveva venire Vito Salamina, poi all'ultimo è stato impedito, non ricordo, c'è stato un problema. Davide. Certamente, allora benvenga, io sono molto ottimista che il tempo ci darà aiuto e supporto di tutto questo che sta succedendo, perché effettivamente è tutto, come dire, in stand by sostanzialmente. Io stesso, per questa data che si discuteva poc'anzi per quanto riguarda il campionato nazionale in Sicilia, che tanto desiderio e tanta spinta c'è, ma prendere e fissare già una data sin d'ora, ancora io prenderei qualche tempo proprio per un discorso di regole. E cerco di fare un po' di domande, mettiamola così, per tutti quanti noi. Perché proprio oggi
riparte per esempio il calcio a porte chiuse. Proprio oggi hanno dato notizia che il 25 del mese potranno ripartire ufficialmente le attività, comprese le arti marziali. Non so se avete sentito la notizia in giro, nei vari telegiornali. Ora, tutto questo, effettivamente c'è un po' di confusione riguardo l'organizzazione delle manifestazioni. Questo che io chiedo, magari qualcuno ha qualche notizia più precisa. Cioè, l'organizzazione delle manifestazioni nostre, per esempio questo campionato nazionale o qualsiasi altra, è la stessa cosa, e prevederebbe ingresso di pubblico? Domanda. Io ho qualche incertezza ad oggi. Potremmo fare tutto quello che facevamo prima? Probabilmente no. E dunque, come facciamo a pianificare qualche cosa che è così incerta? Io penso che questa notizia del 25 dovrà essere proseguita da un decreto, delle linee guida più dettagliate che ci aiutino e ci diano supporto. Non so se qualcuno può aggiungere qualche cosa in senso, perché da questi quesiti e tanti altri che ne verranno, e parte anche il fatto di fare un calendario ben preciso, perché lo possiamo fare il calendario, ma sulla base di che? Dobbiamo essere sicuri, purtroppo, e non dipende da noi, certamente, dalla volontà, ma dobbiamo essere ancora più, come dire, accolti dal ministero, da chi per loro, e darci veramente delle linee guida molto, molto chiare. Aggiungere qualcosa qua con io. Cioè, l'organizzazione delle manifestazioni, il vero dubbio è sta in questi termini, fino a che punto? Io ho fatto da oggi riferimento un attimino, e dobbiamo farlo anche alla federazione, ovviamente, fino a quando partirà la federazione, tutti gli enti probabilmente potranno copiare. D'altronde il riferimento federale è una cosa oggettivamente inoppugnabile. E potremmo organizzarci in tal senso, però prima abbiamo una serie di informazioni e prima possiamo calendarizzare. Questa è la domanda. Che dice, Presidente? Davide, è finito? Sì. Allora, diciamo che per questa risposta sicuramente dovremo leggere e capire quali sono le disposizioni. Nessuno ci può dare certezza, perché non ci sono ancora disposizioni. Sapete che le federazioni poi daranno sicuramente le disposizioni. Bisogna rifarsi alle federazioni del COMI, perché hanno sicuramente avviato degli studi e sono No, quelle che possono invito dare il via. chiamato. Prego. Non riesco a sentire. No, era un'interferenza, Luigi, nessuno. Ah, ok, grazie. E quindi dico, non, assolutamente non credo che possiamo prevedere quello che avverrà da qui al giorno in cui dicono. Andiamo di giorno in giorno e poi programmatevi le attività. Ritengo comunque anch'io che, a parte tutto il grande lavoro fatto, che una riunione e uno stage sicuramente solo tra tecnici, uno stage nazionale solo tra tecnici, sia una cosa molto importante. Perché secondo me quello è un momento importante perché i tecnici nazionali possano parlare fra di loro, rivedersi e confrontarsi e magari lì affinare qualche cosa che loro avranno da portare al tavolo delle riunioni, degli eventi nazionali. E questo dovrebbe avvenire in tutte le discipline sportive, non soltanto nel karate. E ancora, purtroppo, io, avendo la certezza che comunque il karate da noi esiste come un'organizzazione già formata, la cosa a cui tendo in realtà non è una cosa facile, ma è sicuramente importante che anche gli altri si organizzassero a fare i primi passi organizzandosi in un embrione di struttura, se possibile, regionale, sovraregionale, nazionale e dare un impulso. Perché, per esempio, mi capita di frequente, e qui lancio una provocazione, di vedere che ci sono
Voi sapete che abbiamo un doppio tesseramento, un tesseramento basic e un tesseramento plus più completo. E mi capita di frequente vedere comitati provinciali che hanno al loro interno decine di migliaia di tessere basic, che secondo me a discipline di contatto come le arti marziali comunque, o discipline non da tavolino, la tessera basic potrebbe essere un grosso errore. Non so se riuscite a sentirmi. Sì, 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 Luigi, allora, si sente. Va bene, ha chiesto di intervenire poi dopo Massimo Piludu. Bene, a me dava un calo di rete. Allora devo dirvi che queste riflessioni, visto che ci sono qui a questo tavolo anche dei presidenti territoriali, è importante farle anche per la salvaguardia di chi pratica la disciplina, anche per la diciamo la minore responsabilità di un maestro che potrebbe generare un problema a un ragazzo che pratica arti marziali con una tessera basic, e quindi dobbiamo puntare alla tutela. Per quanto riguarda il discorso del karate, avete già una formazione, cerchiamo di aggregare quanti più maestri validi e meno validi, quelli che sono comunque attivi possibile, per creare un grosso movimento. Io penso che di esperienza all'interno di Xain, tra le persone che conosco e che vedo oggi collegate e che sono sempre state legate al nostro ente, io so che di persone di esperienza ce ne sono veramente a decine. E quindi veramente è un peccato non formare un grande nucleo e probabilmente anche un grande calendario, perché anche il discorso del calendario è un discorso molto importante. Si potrebbero evitare anche sovrapposizioni. Del resto, una delle più grandi discipline che caratterizza il nostro ente è sicuramente il ciclismo. E il ciclismo segue una regola molto importante, la regola della gare ogni settimana, ogni fine settimana, gare in tutta Italia, ma gare che si possono sicuramente definire non sovrapposte e che sono una dopo l'altra ma organizzate. Anche un calendario studiato bene e programmato bene da chi pratica maggiormente questa disciplina e ne conosce le esigenze, potrebbe essere una cosa interessante per evitare tutte quelle che sono le sovrapposizioni. Ma questo è un discorso che saprete meglio di me come fare e eventualmente valutare. Non so chi volesse parlare, per favore. Vorrei dire due parole. Posso? Vai, oddio. Massimo, hai la telecamera spenta. Ah, ecco. No, Massimo. Buonasera a tutti, comunque ci sono. Buonasera. Buonasera a tutti, presidenti, colleghi, maestri. Allora, ho l'occasione per salutare anche il maestro Piludu, che lo vedo qui a video, e Massimo e anche Giovanni Gordiani, perché no? Buonasera a tutti, al presidente Giovanni, al presidente Luigi, al vicepresidente Marcella, ai colleghi Papadam, ai colleghi Salvo, Carlo, tutti. Maestro Davide, non voglio rubare tanto tempo, giusto un input. Massimo, non riesci ad aprire la telecamera per vederti? No, non compare? No. Da chi? Massimo. Compare? No. Sì. Ah, c'è anche Massimo? Sì, sono io. Sì. Ecco, adesso sì. Oh, ciao. Perfetto. Massimo. Buonasera Presidente, buonasera a tutti ancora. Allora, giusto un input del nostro, che un assist che ci ha lanciato il Presidente. E adesso parlo da comitato territoriale, da coordinatore della città metropolitana di Cagliari. L'assicurazione Xain è ottima anche a livello concorrenziale, a mio parere, perché le tessere dei tecnici hanno
insita all'interno anche l'assicurazione contro terzi, cosa che invece non hanno le altri enti di concorrenza, mettiamola così. E lo stesso l'affiliazione comprensiva sempre di RCT, questo è un punto fermo che il presidente ha sempre voluto mantenere. Quindi anche a livello di amicizia, quando facciamo il confronto, io mi trovo spesso a trovare un punto d'appoggio da questo punto di vista, quindi potrebbe essere un'arma a nostro vantaggio. In secondo luogo, proprio perché è importante la progettazione, e ad oggi una calendarizzazione senza le linee guida è praticamente impossibile a livello pratico, si potrebbe però già predisporre, come si è già un po' accennato anche nella chat del karate, un'idea di un campionato nazionale che dia la possibilità a tutti quanti, attraverso delle forme che potranno essere contraddistinte assieme a voi maestri, al regolamento, eccetera, in modo da acquisire punteggio come comitato nazionale che organizza una manifestazione nazionale, e al contempo i vari comitati territoriali organizzare a loro volta magari le loro fasi di selezioni, e quindi continuare a produrre manifestazioni che comunque sono attive in questo momento CONI. Basti vedere quanto è importante predisporre nella piattaforma CONI questo tipo di iniziative. Quindi, anche se fisicamente non potremo entrare sul tatami, a distanza continuiamo a dare punteggio al nostro ente, e sappiamo che se diamo punteggio al nostro ente, accresce il nostro ente, accresciamo noi, c'è la possibilità di aiutare con le premiazioni, eccetera. Quindi, secondo me, è un circolo che cresce. Non so se mi sono spiegato, poi do a voi chiaramente, ho lanciato l'esca. Però speriamo si realizzi, anche perché abbiamo le competenze, abbiamo gli atleti che hanno voglia di fare. Magari adesso è impossibile prendere i treni, gli aerei, le navi tutti insieme, però intanto riusciamo a fare, come adesso stiamo svolgendo un seminario formativo di tecnici nazionale, allo stesso tempo potremmo svolgere anche una manifestazione. Spero che sia un'idea condivisibile. Tutto qua. Un abbraccio, buona rinascita a tutti e un forte os. Grazie, grazie Massimo. Ho chiesto la parola a Luigi Giovanni Gordiani. Perfetto, Giovanni. Presidente, può intervenire? Sì, sì. Mi prenoto anche solo io per dopo. Va okay. Bene. Oltre a un saluto dalle montagne pistoiesi, vi vedo tutti a manica corta, noi siamo ancora con la stufa accesa. Volevo, sullo stimolo del Presidente Fortuna, che ha fatto questa panoramica e mappatura di 400, ora io parlo del karate, che è quello più, diciamo, più vicino a me, 400 quante sono. Sarebbe interessante riuscire ad avere una mappatura geografica, perché a me piacerebbe sapere, per esempio per la regione che principalmente mi riguarda, la Toscana, quali sono quelle dormienti, perché su quelle dormienti ci possiamo attivare e provare a svegliarle, perché io conosco quelle del mio circolo, conosco quelle della commissione nazionale, con la quale è instaurato anche un bellissimo rapporto personale, però tutte queste, che sono tante, che io definisco dormienti, Presidente, mi piacerebbe avere perlomeno una fotografia per provare ad andare a suonare un campanello, perché adesso diciamo che è il momento, siamo stati tutti un po' frastornati in questi 3-4 mesi, però adesso è il momento per andare a vedere magari qualcuno che è qua vicino e che non so chi sia. Quindi, se da parte del nazionale ci date questo strumento, ognuno nelle proprie regioni e ambiti di conoscenza si può anche stimolare e far vedere questo bel lavoro che si sta facendo qua internamente, ma così si fa vedere anche fuori. Ecco, questo era il punto. Allora, chiedo adesso la parola a Carlo Chionchio e poi Elena Gabrielli. Sì, e buonasera a tutti. Allora, mi scuso che mi sono collegato con molto ritardo, ma stavo facendo lezione, come vedete sto in karateggi, e stavo sentendo parlare di campionato nazionale, di organizzazione gare, questo e quant'altro. Io faccio parte anche di un gruppo CTR Lazio della Filgcam, quindi di questo se ne parla spesso,
La Filcam praticamente fino al 30 di settembre non si muove, si parla di riorganizzare qualcosa per ottobre, ma la difficoltà che avremmo noi come enti di promozione sarà organizzare un presidio medico secondo le disposizioni di legge che ci saranno, perché da quello che ho sentito ci saranno delle indicazioni ben precise, almeno da qui al 2021. Quindi non so se c'è in collegamento anche Marcello Pace, io dovrò discutere anche di questo con lui, perché per l'organizzazione di un qualsiasi tipo di evento sportivo in presenza, intendo, non campionati virtuali o quant'altro, ci sarà sicuramente un dispendio economico, almeno su Roma, molto 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 importante, che non sarà facile sostenere per enti di promozione come il nostro, che non è proprio grandissimo, con tutto il rispetto, io ne faccio parte e sono felice di farne parte, però il mercato, io come dico sempre, su Roma è molto molto prepotente, e quindi penso che anche per l'organizzazione di un campionato nazionale bisognerà aspettare qualche indicazione. Noi purtroppo, e per piacere, siamo convenzionati con la Filcam, di conseguenza le gare bisogna organizzarle seguendo un certo tipo di protocollo. La Filcam stessa è stata l'ultima ad uscire con un manuale di istruzioni per farci ripartire con le attività, quindi speriamo che saranno un po' più svegli questa volta e veloci a dare anche questo genere di indicazioni sull'organizzazione delle competizioni. Altrimenti qui bisognerà poi vedere quali sono i limiti che abbiamo noi come ente, come ci possiamo muovere, se per forza dobbiamo rispettare nei minimi particolari questi protocolli che verranno, e più che altro non si sa se ci saranno queste indicazioni o no, stiamo tutti in un limbo adesso, compresa la data che era prevista per il 15 per gli sport da contatto, adesso si è slittati al 25 con riserva, quindi speriamo che almeno per settembre si possa parlare di un karate, io almeno parlo di quello che faccio, insomma, un karate normale. Da lì all'organizzazione delle gare è un bel problema. Stessa cosa anche l'evento, quale potrebbe essere uno stage nazionale, che è molto più facile da organizzare. Questo è quello che volevo dire. Ecco, secondo me adesso programmare e stabilire una data, io adesso ho detto, sono entrato in ritardo, mi scuso, stavo lavorando, non so se avete già parlato di quale periodo possa essere indicato ed utile per organizzare il campionato nazionale, però i problemi sono questi, l'incertezza. Sì, posso ciao Carlo, io sono ciao Davide. Assolutamente d'accordo su questa linea, perché effettivamente per quanto riguarda le grosse manifestazioni che abbiamo fatto, cerchiamo di immaginare, a proposito di assembramenti, che cosa vogliono dire. E di conseguenza come facciamo a non temporeggiare su delle linee guida ed avere in futuro delle linee guida sicure, che devono essere per forza di stampo, ovviamente lo stampo federale ci darà semplicemente, ci anticiperà e ci darà supporto per organizzarci, ma se le condizioni sono come cerchiamo di immaginarle in questo momento, sono secondo me quasi improponibili, questo è il punto. Dunque probabilmente l'attesa in questo Davide, momento... aggiungo anche che bisognerà vedere quanto andrà avanti il discorso mascherina, distanza sociale. Io per esempio ho disdetto poco tempo fa le date, quindi la prenotazione dell'albergo dove normalmente a giugno faccio in campo estivo. È già lì il problema, è l'albergo stesso. Se dobbiamo fare un campionato ma l'albergo non può mettere dentro la stanza i non congiunti, finisce là, non ti puoi spostare, non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro. Troppo le problematiche, Carlo, effettivamente è così. Dunque a questo punto le proposte di Cosimo, di stage nazionale, quelle hanno più supporto, dovremmo andare un po' più in quella direzione in questo momento per calendarizzare il possibile e temporeggiare sperando meglio. Ecco, vorrei dire una cosa, ma noi il campionato nazionale lo dobbiamo fare per forza entro il 2020, vero? Vedi Carlo, se ne parlò intorno a novembre, quella era una data ottimale, proprio perché infatti ricordavo quello.
quasi, diciamo, è una data di ripresa delle palestre, c'è il tempo di mettere in moto un po' tutti i meccanismi, e però lascia tutto questo dubbio. Lanciamo una data, non lo so se è opportuno lanciare data, lanciare organizzazione in tal senso, secondo me no, ragazzi, tirare indietro, proprio perché c'è questa paura, diciamo così, che portano avanti i clinici rispetto all'autunno, che potrebbe essere purtroppo una seconda ondata. E come, non lo so, io temporalizzo. Abbiamo chiesto adesso a Elena Gabrielli di intervenire. C'è anche la criticità di far ripartire bene i nostri corsi, e quelli sono fondamentali. Finché non andiamo a pieno ritmo non possiamo dedicarci ad altro, perché non abbiamo anche i numeri poi dopo. Ti taccio. Esatto. Signora Gabrielli. Entro in argomento, saluto la dottoressa Gabrielli. Il punto della riunione non è questo di organizzare un evento. Il punto della riunione è organizzare un settore e allargarne il consenso verso altre associazioni. Le decisioni delle gare purtroppo dipenderanno da tanti fattori. Grazie. Dottoressa Gabrielli. C'è? In elenco c'è, però ha il microfono spento in questo momento. Posso intervenire io? Eccola, l'ha acceso un attimo. Bene, buonasera. Signora Gabrielli? Non la sentiamo. Posso intervenire nel frattempo? Scusatemi, Marcello Pace. Vai Marcello, intanto aspettiamo di ricollegarci con la signora Gabrielli. Vai Marcello. Giro negli angoli della casa a cercare un po' di sintonizzazione, perché ripeto, ho un po' di problemi nel sintonizzarmi. Ascoltavo Carlo, ascoltavo Cosimo, ascoltavo Davide Riso su come, quando e perché organizzare, però mi ha tolto la parola Luigi, ma qui dobbiamo cercare purtroppo organizzare al momento, nessuno può dire come, quando e perché. Io credo che questa riunione serva, e purtroppo anche per l'occasione che è capitata, per quello che ci è capitato, secondo me dovremmo sfruttarla al meglio per crescere di più, creare le commissioni, fare riunioni e allargare il giro sia nel karate che nelle arti marziali. Ragionare su come e quando facciamo i campionati nazionali in questo momento, secondo me, non è neanche proponibile. È chiaro e ovvio che ci dobbiamo attenere a quello che decide la FIGICAM, ma credo che ci dobbiamo più attenere a quello che decide il destino, non tanto la FIGICAM, perché qui speriamo bene e incrociamo le dita e speriamo che non ci sia quello che prevedono molte persone, perché altrimenti purtroppo saremo molte volte a parlarci così, è bellissimo, però il rapporto umano serve sempre, insomma, bellissima questa cosa di parlarci al telefono. Quindi cogliamo nella negatività, cerchiamo di cogliere la positività dell'occasione, sfruttiamo il momento, purtroppo anche abbastanza lungo, per uniformarci e creare delle commissioni forti, di coinvolgere associazioni e, perché no, di coinvolgere anche associazioni che sono in altri enti e che in questo momento camminano tutti da soli, perché io sto molto in giro e vedo che c'è molta confusione, molti gruppetti, e noi in questo momento, facendo questa riunione, stiamo unendo le forze, ecco, uniamo le forze. È inutile, permettetemi, parlare di quando faremo il campionato nazionale, lo stage o l'evento formativo. Non credo, permettetemi, che sia questo il momento e il caso di parlare di quando faremo le attività. Non decide nessuno, decide solo il destino. Scusate questa mia, ma mi sentivo di dirlo, insomma, perché uniformiamoci, uniamoci e formiamo
quello che stiamo facendo nel karate cerchiamo di farlo anche nelle altre attività di arti marziali. Grazie. Grazie Marcello. La dottoressa Gabrielli è in linea? Non il riusciamo. Il microfono è acceso, però non la vedo. Ho visto che c'era l'associazione di chi era? Di un'altra richiesta c'era per parlare. Sì, Cambiano. Posso intervenire? Ecco qua, problemi con l'audio, non so se riuscirò a parlare. Mi scrive la dottoressa Gabrielli. Quindi nel frattempo posso appena può la dottoressa Gabrielli, se riesce a sentirci, può entrare in argomento. Posso dire due parole, Papadam? Posso l'associazione di Candiano? Sì, esatto. Esattamente, di Candiano, sì, buonasera. Vabbè, presentiamoci intanto. Io sono Luciano Mastrolosa, il vicepresidente appunto dell'associazione. Vicino a me c'è la qua solo Silvana, il maestro, che è presidente dell'associazione. Noi siamo, non siamo una grossissima realtà, insomma abbiamo 57 iscritti e siamo poco in Xain, e io seguo appunto il settore Jiu-Jitsu anche come responsabile Piemonte, e volevo soltanto cogliere questa occasione per far presente quali sono altre difficoltà che noi abbiamo. Cioè, ci stiamo comunque guardando in giro per riuscire, come diceva il Presidente, ad allargare, a fare una coesione con altre realtà della regione. E qualche prospettiva c'è, però il tutto si è bloccato appunto a causa del Covid, perché ha tenuto le distanze, non ci ha permesso di incontrarci, non ci ha permesso di parlare. Quindi con persone nuove instaurare un primo rapporto tramite il computer diventa un pochino difficile, mentre invece praticando, organizzando insieme uno scambio anche di anche solo un allenamento, insomma conoscerci sul tatami aiuta sicuramente di più. Oltre a questo volevo un attimo fare presente una difficoltà che non ho ancora ascoltato da nessuno. Cioè, noi esercitiamo all'interno di una palestra di una scuola elementare. Adesso questa scuola elementare è gestita dal comune e chiusa. Cioè, neanche il comune sa come gestirà i suoi locali. Ci hanno detto sì, fate la richiesta locale per il prossimo anno sportivo, ma nel frattempo è tutto chiuso, non sappiamo quando apriremo. Io ho parlato col sindaco, è in forse perché dice probabilmente dovremmo dedicare questi locali anche per fare didattica normale con gli alunni, proprio per problemi di distanziamento sociale, eccetera, eccetera. Quindi è tutto un forse, per cui quello che noi stiamo facendo è cercando, prima ancora di spaziare, diciamo, verso altre realtà, di riuscire a mantenere coesa la nostra. Perché stiamo facendo, come ha già detto il maestro Cosimo Costa, attività all'aperto, stiamo facendo attività all'aperto con le difficoltà che ci sono, perché noi questa settimana abbiamo dovuto saltare tutti gli allenamenti, perché qui purtroppo ha fatto danni, ha piovuto, no? Noi siamo in provincia di Torino, ha fatto veramente dei disastri e quindi ci ha bloccato tutto. Adesso abbiamo riprogrammato per la prossima settimana il recupero anche di questo. Stiamo cercando veramente di tenere in piedi diciamo la fiammella dei nostri soci in tutti i modi, saltando anche le vacanze. Cioè, per carità, noi faremo un brevissimo periodo di vacanze, ma quando torneremo, contrariamente agli anni scorsi, ci rimetteremo in pista subito per cercare di tenere in vita questa associazione a cui ci teniamo tanto, a cui lo facciamo per passione. E c'è gente che ci segue. Noi adesso siamo, diciamo, chi frequenta sono circa un 60% della forza totale e siamo già contenti di questo. Però è veramente, diciamo, un impegno non facile, perché comunque a questo andiamo anche a mantenere online delle lezioni su tutti gli aspetti teorici e didattici della nostra disciplina. Quindi cerchiamo di fare il nostro lavoro per tenere in piedi la nostra palestra, sperando di avere poi locali. Perché, come ha già detto qualcuno, in effetti, se noi non ripartiamo con un minimo di normalità,
e quindi poter fare il jiu-jitsu, non riusciamo ad avere i numeri per poter pensare anche ad organizzare delle cose. Purtroppo noi col maestro Cosimo siamo distanti, siamo dall'altra parte dell'Italia, altrimenti sarebbe un piacere anche incontrarsi di più. Ci siamo incontrati con altre sue associazioni, anche di Amantova che ha fatto vedere prima. È una bella realtà e secondo me c'è una potenzialità enorme di crescere. Tant'è vero che anche con questi corsi di formazione che stiamo facendo è bello incontrarsi e coltivare il tutto. Però, ripeto, noi volevamo soltanto far presente che abbiamo anche questa difficoltà proprio con il locale, perché non possiamo permetterci un ambiente privato, cioè non possiamo sostenerlo. Quindi dobbiamo per forza appoggiarci alla scuola elementare del comune nella speranza che possa riaprire e darci la possibilità. Però, ribadisco, non stiamo demordendo, stiamo andando avanti, ci mettiamo tanto impegno e facciamo le cose all'aperto, ovviamente col tempo, sino a quando riusciremo a farlo. Io addirittura ho preventivato di farlo sino a ottobre, se il clima ce lo permette. E poi vedremo. Volevo solo dirvi questo, grazie. Grazie. Adesso gli interventi sono nell'ordine: Salvo Spinella, Papadame e poi Valerio Piscitello. La dottoressa Gabrielli. La dottoressa Gabrielli ha problemi con l'audio, stiamo provando. Ok, va bene. Salvo, benvenuto. Grazie, io ho ascoltato in silenzio. Buonasera a tutti. Gli interventi interessanti da parte di tutti. Penso che è un buon momento per cominciare a fare una sintesi, una costruzione del futuro. Non è facile, mi rendo conto, però bisogna in qualche modo provare. Ovviamente l'ordine del giorno è come coinvolgere il resto delle ASD di cui il presidente parlava, cioè le ASD totali affiliate nel settore arti marziali sono circa 900. Io penso che non tutti e 900 ovviamente vengono di volta in volta coinvolte, e da quanto ha espresso il maestro Cosimo Cavallo, in realtà già si vede e si evince qualche criticità, e allora le criticità, quando vengono sottoposte, ben vengano, perché per me, io dico sempre, le criticità, ringrazio chi solleva le criticità, perché le criticità ci consentono di risolvere le problematiche. Quindi se prendo spunto da quella criticità per dire che evidentemente l'idea di un calendario nazionale evidentemente non arriva a tutti, e quindi probabilmente lo strumento che noi utilizziamo per la comunicazione va sicuramente migliorato. Questo vuol dire che bisogna utilizzare sicuramente meglio gli strumenti a nostra disposizione, quindi i social sono sicuramente gli strumenti importanti per la comunicazione. E prendo spunto tra l'altro da questa riunione per dire che, a proposito di essere più vicini, altra questione che emerge, dobbiamo sentirci più vicini. Oggi non possiamo non cogliere come positivo quello che è accaduto, cioè l'aspetto che è positivo è che grazie a questi strumenti che oggi stesso stiamo utilizzando, forse in fondo ci sentiamo più vicini, perché un tempo pensavamo, un tempo che poi non è tanto lontano, 3 mesi fa, pensavamo che l'unica possibilità per dialogare fosse quella di vederci, e che quindi ogni volta dovevamo vederci significava costi esagerati, organizzare un incontro con tutti gli annessi e connessi, e poi portava al fatto che poi l'incontro si faceva una volta l'anno. Oggi lo strumento che noi stiamo adottando, cioè questo del GoToMeeting, quindi il webinar, è uno strumento secondo me efficacissimo
che deve diventare ordinario anche nelle iniziative di confronto. E quindi, a proposito di attività, ho sentito programmiamo, non programmiamo. Sicuramente oggi è possibile programmare delle attività, per esempio formative, come egregiamente avete fatto tutti quanti voi addetti ai lavori in questi due mesi, delle attività anche di livello nazionale, stage e quant'altro, che possono essere sviluppati anche in piattaforma, e quindi diventa anche un confronto formativo di esperienze fatte all'interno dei tecnici XAIN, coinvolgendo tutte le ASD che in questo caso facilmente si troverebbero coinvolte, no? Perché in fondo una formazione su webinar è molto più semplice da organizzare, così come è più semplice anche la partecipazione. Il maestro del Piemonte diceva giustamente, ma è molto distante il maestro Cosimo Costa per poter incontrarsi frequentemente. Oggi possiamo tranquillamente dire che siamo molto vicini invece, perché con questo strumento si possono fare appunto delle attività sistematiche. Probabilmente è più vicino Torino rispetto a Piazza Arberina, che si trova in Sicilia, per noi catanesi, con questo strumento, perché magari Piazza Arberina non ha una linea decente in rete, e mentre Torino e Catania hanno delle reti buone, per cui è possibile dialogare con questo strumento. Quindi io francamente punterei molto per il futuro sull'incentivare, oltre che alle attività in presenza, ove possibile ovviamente, a proposito di quello che diceva Davide e condivido, bisogna aspettare le linee guida. Oggi le linee guida ci consentono di fare attività in presenza di allenamento, probabilmente le riaperture del 25 e penso entro domenica uscirà il DPCM nuovo, un decreto del Presidente del Consiglio, darà luogo ad aperture il 25 che verranno sicuramente prese in considerazione dalle varie federazioni attraverso emanazione di nuove linee guida. Quindi sicuramente la situazione è in continua evoluzione, e sono sicuro che se il Consiglio dei Ministri dichiarerà aperte le attività il 25, da qui al 25 avremo probabilmente la FILCICAN che modificherà le proprie linee guida. Tutti quanti voi sapete che XAIN con delibera del Consiglio nazionale ha adottato le linee guida delle federazioni, e quindi noi ci uniformeremo a quanto stabilirà la federazione. Quindi criticità, aspetto positivo. Secondo me, soprattutto chi fa parte appunto delle commissioni, nell'organizzare da qui in avanti le attività deve immaginare, secondo me, non trascurare anzi l'utilizzo di questa piattaforma, che è essenziale soprattutto appunto per i confronti. Io ho visto un sacco di attività in piattaforma, anche pratiche di attività di confronto, di esperienze, che sono senz'altro positive. Ovviamente non si potrà fare una manifestazione nazionale, soprattutto in uno sport come il vostro, che è uno sport di contatto, però si può partecipare anche andando in moto. Però si può partecipare andando in moto anche agli stage, quindi io lancerei molto la parte formativa o dimostrativa del vostro mondo, coinvolgendo sicuramente tutti i presidenti delle ASD. Magari noi siamo in grado di fornirvi le mail di tutti di tutte le ASD a noi affiliate, quindi, o meglio, la segreteria nazionale si preoccuperà poi di comunicare gli eventuali calendari. Sulla questione calendari io vi dico che sia il CONI che Sport e Salute chiedono agli enti di promozione sportiva se hanno annullato gli eventi. Noi abbiamo ovviamente comunicato che non li abbiamo annullati, ma li abbiamo spostati.
in avanti entro il 2020. Allora io dico, sull'ipotesi calendario che poi serve anche ad attrarre le ASD, chiamiamoli dormienti, un calendario di attività, secondo me, non eccessivo, non esagerato, si potrebbe pensare e magari poi annullare gli eventi, perché voglio dire, io posso anche programmare un evento a novembre, ove naturalmente aspetterei il 25 di giugno, se il 25 di giugno si ha un'apertura nel senso di possibilità di contatti eccetera eccetera, si comincia a programmare un evento formativo su piattaforma, un evento formativo fiscale, un evento e quindi una serie di eventi sulle piattaforme e pochissimi eventi in presenza, ovviamente magari in tempi più lunghi, in modo tale da arrivare magari entro il 2020 a immaginare, io non dico a fare, ma quantomeno a immaginare un'attività. Questo ci consentirebbe, per tornare al tema della riunione, di coinvolgere al massimo anche i dormienti, che oggi secondo me hanno la necessità, e di questo ringrazio il presidente, ovviamente Fortuna, che con questa riunione ci tiene attivi e ci fa sentire attivi nel settore vostro, ma in genere nel mondo dello sport. E secondo me proprio grazie a queste riunioni, in fondo, facciamo sentire anche la nostra presenza alle ASD cosiddette dormienti, che oggi si sentono quasi abbandonati dal governo, quasi abbandonati dalle istituzioni. Noi questo non lo possiamo e non lo dobbiamo permettere. Dobbiamo essere vicini a tutti coloro che con passione giornalmente si occupano di sport e si occupano della diffusione dello sport. Tenete conto che molti ragazzini, molti bambini probabilmente con la crisi economica che ci aspetterà nel futuro non si potranno permettere di fare lo sport, e quindi dobbiamo ringraziare tutte le ASD che con l'attività volontaria che fanno giornalmente permettono anche a tanti bambini di poter fare sport. D'altro canto, da parte nostra, come XAI Nazionale, continueremo a presentare dei progetti laddove ci sono delle risorse disponibili, affinché si possano fare delle attività nei confronti di soggetti, quindi di target, che oggi sono target deboli da non trascurare. E mi riferisco soprattutto ai figli di famiglie i cui genitori hanno perso il proprio lavoro, e quindi sicuramente l'ultima cosa a cui penseranno è far fare spendere dei soldi per lo sport, pur nella consapevolezza che fare sport significa anche salute, per giustamente dare da mangiare ai propri figli. Quindi tutto questo ovviamente è un sistema da tenere ben in considerazione e da non trascurare. Ogni dettaglio è sicuramente importante in questo momento e quindi va verificato giornalmente e costantemente. Io ho finito, grazie. Allora, la parola a Papa Diame. Buonasera, mi sentite? Sì, sì, vai. Buonasera. Quindi io mi sono approfittato della mia pausa al lavoro per seguire un po' la riunione. Torno un po' indietro, brevemente parlo della situazione XAIN a Bolzano. Quindi qua a Bolzano abbiamo messo i primi pilastri di XAIN che cercheremo di consolidare nei prossimi mesi. Nelle nostre attività passate abbiamo sempre pagato XAIN nella nostra ginnastica, nell'autodifesa che abbiamo sempre fatto prima del Covid. E il Covid è arrivato e ci ha fermato. Per i prossimi mesi cercheremo di consolidare e di allargare le nostre attività col karate, con la ginnastica, con l'autodifesa, e vogliamo riservare anche un bel posto allo sport sociale. E per le attività prossime stiamo cercando di entrare in contatto anche con Maestro Figuccio per organizzare
certi eventi qui al nord, come stage di comité, stage di kata e stage di arbitraggio. Quindi abbiamo già iniziato a parlare con il maestro Finito e vedremo come organizzarlo nel Trentino, nel Veneto e nella Lombardia. A parte quello, nelle prossime mesi cercheremo di ripartire con le carte che stiamo aspettando per la mia tutela, che ho già parlato con certi maestri nel gruppo aspettiamo quello e cercheremo di ripartire da capo. Vi devo salutare perché ero in pausa al lavoro, devo tornare al lavoro, mi sono approfittato solo per seguire, per non mancare alla riunione. È stato un piacere e spero di vedervi tutti presto. Grazie. Devo tornare al lavoro purtroppo, grazie. Grazie, ti vengo prima a trovare. Prima di dare la parola a Valeria Piscitello, leggo un attimo quanto mi ha scritto la dottoressa Gabrielli, perché non riesce a collegarsi, quindi mi ha pregato di leggere queste brevissime parole. L'Aikido non prevede attività agonistica e questo è un po' penalizzante. Per questo, per lo sviluppo e la divulgazione dell'Aikido, serve una maggiore comunicazione tra gli insegnanti per dotare il settore di un regolamento condiviso, per condividere eventi, creare una rete su tutto il territorio, conoscersi e dare più forza e credibilità al settore. La mia email è a disposizione. Spero di condividere presto con gli insegnanti programmi e proposte. Un saluto a tutti. Adesso grazie. Valerio Piscitello. La ringraziamo e speriamo allora che ci mandi una comunicazione che potremmo condividere con tutte le altre associazioni che dicono in affiliazione di praticare l'Aikido. Quindi se tu puoi risponderle, Paolo. Ci sente comunque. Ah, ci sente. Allora, se la dottoressa gentilmente vuol preparare una comunicazione e la segreteria nazionale, qui rispondo anche a Giovanni Gordiani che chiedeva gli elenchi, la segreteria nazionale in realtà non è facile che dia gli elenchi degli altri comitati. Presidente. Chi parla? Cosimo Costa. Dico, e quindi sarebbe giusto che Elena Gabrielli ci preparasse una comunicazione che noi dalla segreteria... Concluda, Presidente, volevo dire una cosa. Concluda. Ho interrotto, Maestro Costa, mi dica tutto. Non si sa. Maestro Costa, vuol dire qualcosa? No. Allora il concetto è sempre quello lì, preparare qualcosa perché dalla segreteria possano mandare la mail di chi vuol mandare una lettera al territorio e così poi chi è interessato si collega direttamente con il maestro. Non possiamo lasciamo che lei finisse. Paolo. Cosimo si sente malissimo, Cosimo, non è un buon audio, non sentiamo nulla. Cosimo non si sente. Ok, allora continuiamo. E quindi no. Diciamo che questo sarebbe il lavoro da fare in sede, ricevere dai maestri dei settori una comunicazione. Lo sa. Abbiamo arte, anche il maestro Fabio Cavallaro che oggi ha bloccato con gli sì, ma Paolo, maestro, non mi sento più. Cosimo, c'è un audio pessimo, non possiamo sentire. Giada, disattiva quello per favore. Bene. Ci riusciamo okay. O no? Sì, quello chiudilo. Bene. Mi sentite adesso? Sì, adesso mi sentiamo. No. Sì. Allora io mi riallacciavo a quello che diceva prima il presidente parlando di Aikido. Dicevo che il dottore Spinella lo sa da 2 anni a questa parte, abbiamo anche la collaborazione del maestro Fabio Cavallaro. Oggi porto i suoi saluti, era impegnato con gli scrutini degli esami di Stato, ha una 5ª classe, quindi era impossibilitato a prendere parte. Ma sicuramente si sta adoperando per far partire, insieme col maestro Gabrielli, con Elena, l'attività di Aikido
nel migliore dei modi. Parliamo di due persone di riprovata competenza. Quindi questo è quanto riguarda l'Aikido. Per quanto riguarda il Jiu-Jitsu, visto che io ho parlato all'inizio e poi lei ha chiesto delle cose successivamente, devo dire che con gli amici del Nord abbiamo ripreso un lavoro nuovo, in quanto abbiamo delle regioni che prima non erano presenti, quale la Liguria e il Piemonte, e abbiamo intensificato quello che facevamo già con Basilicata, Lombardia e Veneto. Per cui quell'attività di promozione ci è stata solo stoppata in questo momento da quello che è successo, ma ci sono tutte le premesse per fare anche, ne avevamo parlato con lei quella domenica mattina, lo ricorderà, quelle riunioni, così come hanno fatto gli amici del karate, per estendere appunto anche per il jiu-jitsu alle nuove entrature, perché già di gruppo vecchio c'è e lavora già bene. Tutta la parte dei regolamenti è stata rivista in funzione del fatto che sono entrati altri stili, essendo stili differenti è giusto dare ad ognuno il proprio spazio, e quindi nel giro di prima di settembre sicuramente ci saranno i regolamenti, tutto quanto in maniera organica fatto, con l'attesa di poterci vedere dal vivo per poter fare quel lavoro che è stato solo momentaneamente stoppato. Grazie, spero non aver disturbato. Grazie Cosimo, no, è tutto utile, noi dobbiamo costruirci sopra perché è fondamentale. Quindi l'Aikido è chiaro che c'è. Ma il maestro Cavallaro, faccio una domanda, è a Roma o è in Sicilia? Il maestro Cavallaro è in Sicilia. Ah, però, è tornato. Sì, ma è uno che si muove comunque, non è un problema la Sicilia da Roma. È uno va che bene. Si muove, gira parecchio anche lui. Va bene, meno male. Allora il punto di chiusura è un punto in cui... dovremmo sicuramente magari riaggiornarci, non appena avremo delle notizie, ma se nel frattempo riprendo il discorso, c'è da fare una comunicazione mirata da parte di ciascuno di voi a un sistema di arti marziali, l'ho chiamato sistema, ma a una disciplina diversa che di vostra immediata chiaramente competenza, preparate pure le vostre comunicazioni e creeremo una diffusione all'interno in modo che chi è interessato si possa collegare con voi. Io preferisco così perché in realtà gli indirizzi delle associazioni XAIN li trovate sul registro CONI e sul sito, però è chiaro che è difficile andare a vedere chi fa cosa, mentre dalla segreteria possono già sezionarle e capire esattamente qual è la società da raggiungere con la lettera che può provenire dal jiu-jitsu, dal judo, dal karate o da altre discipline. Se ci sono... Allora, era prenotato Valerio Piscitello, ma ho visto che ha abbandonato, probabilmente doveva andare via. Ha chiesto di parlare Davide Riso. Sì, sì. Io proporrei, se mi permettete... già sin d'ora, dato l'oggetto del coordinamento delle arti marziali, proporrei una data appena possibile, già a settembre, dove portiamo, sperando sempre bene tutto il resto della situazione Covid, portiamo appunto delle date un pochettino più certe e cerchiamo di fare un coordinamento di tutte le attività nazionali delle arti marziali. Che dite, intorno a settembre già potremmo muoverci un po' meglio? Ma diciamo che già da adesso si può viaggiare, quindi a settembre si viaggerà un attimo meglio, non c'è dubbio. Crearci già un appuntamento, intendo dire, sempre webinar così a metà fine settembre, dove possiamo dare delle date e coordinare tutte le arti marziali. In modo da... Riproponiamo un altro collegamento, perfetto. Questo intendevo dire, sì. Okay. Non ci sono più interventi, Luigi. Ce n'è uno, volevo ringraziare il dottor Paolo Germano che ci ha assistito in questi mesi di Covid con la parte informatica, perché confesso che io, a parte la clava, ritengo di essere un troglodita. Al 100%, grazie Paolo. Scusate solo un attimo, solo per salutarvi, perché noi abbiamo un'altra videoconferenza brevissimo e quindi dobbiamo.
È stato un piacere, speriamo di incontrarci presto. Anche grazie per essere stati con noi, grazie. Presidente. Ah, ecco. Buonasera. Purtroppo si era scaricato il telefono. Ecco. Presidente. Prego, prego, Valerio. Cero. Germano. Pronto. Buonasera, buonasera. Purtroppo si era scaricato il telefono e mi sono fatto prestare il cellulare. Va bene, siamo pronto? Qui a sentiamo, pronto? Sentiamo. Ok, volevo dire solamente la situazione qui a Palermo, abbiamo aperto, anche se faccio carata, abbiamo aperto il settore della kickboxing, siamo partiti da zero, siamo riusciti a portare avanti una quindicina di società proprio di settore, stiamo partendo, abbiamo già fatto i corsi arbitrali a livello provinciale e stiamo cercando di portare avanti a livello sempre provinciale e sperando di arrivare anche a livello regionale e magari più avanti anche i corsi di allenatore, istruttore e maestro, visto che è un settore in piena ascesa. A discapito purtroppo del karate che io faccio da 41 anni, ma la kickboxing tira molto, ha molti praticanti e qui è molto scoordinata, a livello di organizzazione è molto scoordinata. Stiamo cercando tutti insieme di farla portare avanti e raccogliere più società possibile e più iscritti possibili, solo questo. Poi hanno detto tutti i miei colleghi e i miei amici della Sicilia. Grazie. Grazie maestro Piscinello, grazie. Dobbiamo promuoverla e svilupparla anche presidente così, solo una parola Cosimo Eros. Vai. Posso presidente? Volevo solo dire a rinforzare le parole del maestro Piscitella a cui va il mio ringraziamento che sulla kickbox c'è molto spazio nonostante il coronavirus in 2 mesi abbiamo raccolto oltre 12 società, quindi lo do come slancio anche per le altre province. Grazie Eros. Conferenza con tutti. Paolo, vai così. Sì, prego, prego. Allora, Presidente, io voglio fare un appunto, se per cortesia. Voglio che solo che noi come Xain parliamo esclusivamente di Xain, non di altre federazioni che io devo essere condizionato alla FIRCA e quella fa così, quella fa colà. Noi abbiamo lo staff tecnico che è abbastanza elevato per fare le cose autonome. Rispettare sempre le cose del fuori, è chiaro. Però io ritengo, per cortesia, nelle riunioni XAI parliamo esclusivamente di XAI e non di altri gruppi o federazioni. Grazie Presidente, se mi puoi dare qualche notificazione, grazie. Ti do subito una informazione. Il nostro ente da sempre ha promosso le riunioni nel settore arti marziali. E le persone che lo ricordano sanno quante ore e quante notti abbiamo passato per arrivare ad un dialogo che fosse nella media delle esigenze, delle tradizioni, delle scuole di ognuno che pratica le arti marziali. Perché in realtà quella che è sempre stata la dirimente è sempre stata una provenienza da una scuola e quindi ognuno ha cercato di forzare la mano. Noi abbiamo sempre fatto questo grande lavoro di cucitura di scuole di provenienza diversa e sempre però rispettando chiaramente che le linee guida sono quelle della federazione, perché io non sono bravo nelle arti marziali, ma so che ci sono delle arti marziali che sono pure disciplinate e che sono originali, chiaramente da un ceppo che è quello federale. Perché diciamo che a quella alla io posso fare posso sparare con le patate, ma in realtà poi mi devo ricondurre
a una media che devo sparare con quei pallini e quelle cartucce e quelle cose per fare un tiro a volo. Devo capire che la federazione non la posso calpestare, la federazione la devo rispettare, ma all'interno dell'ente, e accolgo la tua, bisognerebbe che ognuno si spersonalizzasse da una sua scuola di provenienza e si parlasse un linguaggio XAIN, che dovete però come maestri decidere all'interno dei vostri gruppi, delle vostre riunioni. Ma è anche vero, che voi me lo insegnate, che un maestro non può distaccarsi da XAIN e isolarsi perché non è d'accordo col nucleo generale che decide qualcosa. Quindi io ho passato parecchie giornate, voi lo sapete, per cercare di unire le scuole differenti, ma il buon senso, anzi, di un cultore delle discipline orientali è quello di trovare la media dentro l'ente per creare è chiaro che noi non possiamo dire che facciamo la contrapposizione alle federazioni, noi dobbiamo fare l'attività che sia chiaramente marcata XAIN, però è anche vero che poi nasce il contrasto con il corpo dei giudici, se non ricordo male, perché ci sono delle società che sono anche affiliate alla federazione e non possiamo allontanarle. Ecco perché serve la convenzione con tutte le discipline sportive, serve nei momenti in cui abbiamo bisogno poi dei giudici, degli istruttori, ci sono delle linee comuni che non possiamo distaccare, perché è difficile che una situazione che pratica copiosamente le arti marziali non faccia anche una parte federale, e la dobbiamo riconoscere la parte federale. Allora dobbiamo trovare col buon senso non la contrapposizione precostituita, ma la volontà di trovare fra di voi quello che è l'accordo. Ma l'accordo che fra di voi comunque sarà XAIN, non sarà mai sbandierato che noi siamo migliori o più bravi della federazione o che noi possiamo farne a meno. Cioè, fatta salva la parte diplomatica, istituzionale e il riconoscimento al quale noi ci riferiamo, perché noi siamo CONI, noi nasciamo dal CONI e non facciamo guerra al CONI, non facciamo un diplomificio contro il CONI, noi siamo comunque istituzionalmente legati a un sistema rigido. Anzi, a proposito di questo sistema rigido dei diplomi, dovete capire la grande difficoltà, per esempio tipo l'Aikido. L'altro giorno sono arrivati diplomi che vengono dati senza criteri, cinture, dan, passaggi che vengono date senza criteri. Io a Milano vi avevo chiesto di avere un regolamento che cominciasse a essere scritto serio per dan, per passaggi, per giudici, per istruttori, per tecnici, ma tutto questo ancora non ce l'ho ben chiaro. È vero che fate tutta la vostra attività, ma ancora la regola ben precisa da essere unica, da pubblicare, condivisa, eccetera, eccetera, qualcosa ancora manca. Perché se noi non avessimo bisogno degli arbitri di calcio, non ci andremmo a rivolgere alla federazione. Se noi avessimo al nostro interno il gruppo che crea gli arbitri di basket, non ho bisogno di andarmi per forza a fare una convenzione con la federazione. Se noi avessimo gli arbitri della ginnastica, le giudici, quindi ci sono delle carenze nell'ente che non sono la federazione. Ci sono quindi esigenze dove dobbiamo comunque riconoscere che la federazione è in affiancamento a noi un punto d'appoggio dal quale possiamo trarne dei vantaggi, ma non in esclusiva. Quindi tu lo sai come la penso, Cosimo, la penso che l'ente è indipendente, però l'ente deve riconoscere comunque l'autorità delle federazioni per quello che a noi serve, per non creare un attrito. E sta a voi maestri trovare quella che è la media che serve in ogni disciplina. Comunque è importante questo discorso. Prego, c'era Davide, che cosa volevi dire? Sì, a rinforzo di queste esattissime parole. Ormai sono lì, ho bisogno di rinforzi.
Sì, assolutamente sì, perché il CONI è la madre di tutto questo che stiamo discutendo, giusto? E dunque CONI, federazioni, enti di promozione e quant'altro. Noi abbiamo sempre sposato tutte le realtà, qualsiasi, però io feci una metafora allora, tempo fa, quando con Salvo Filippello siamo riusciti a, diciamo, a dare un ulteriore slancio al settore, e il quale dovevamo pescare da qualche parte le nuove società. E dunque andavamo a pescare, nella metafora, nell'oceano o nei laghetti? I laghetti erano e sono tuttora tante pseudo federazioni, perché sono pseudo federazioni di fatto, sono associazioni sportive che si denominano federazioni e che hanno la loro valenza, per carità, ma il problema è soltanto la disgregazione. L'oceano è la federazione, c'è poco da fare, nel settore karate è la Filigan, e sono i numeri che parlano, non è assolutamente diciamo contestabile questo ragionamento. Dunque si doveva necessariamente andare a pescare nell'oceano, non aveva senso chiudersi in un piccolissimo spazio, sarebbe stato un lento suicidio nel tempo. E questo è i risultati poi hanno, penso, dato conforto a questa scelta. Ecco cosa volevo dire. Ok, grazie. Altri interventi? Bene. Allora, per adesso possiamo salutarci, poi se Paolo Germano ha registrato tutto, se non ricordo male, magari possiamo rivedere quello che ci siamo detti e prendere gli appunti e i suggerimenti su quanto è emerso oggi. Interrompo adesso. Vai.